Ecco, raccontaci quindi un po' meglio, se ti va, come organizzi, no, la strategia della psicologa digitale attualmente, perché io so, vedo da fuori, usi molto le storie per interagire con le persone, sì, fai anche dei post, ma il più sta, secondo me, nelle storie, sbaglio? No, esatto. Allora, le stories sì, le aggiorno costantemente secondo una strategia che mi faccio provo ad elaborare di settimana in settimana, nel senso che non, purtroppo, cioè nel senso un giorno magari sì, però adesso non lavoro solo di psicologa scortese, quindi dovendo integrare i tantissimi impegni che ho durante la giornata, se all'inizio era partito un po' casualmente, scrivevo post quando mi andava e ho iniziato invece da qualche mese proprio a creare una sorta di strategia di piano, no? Il piano editoriale, come si dice in questi campi. Quindi ho cercato di settimana in settimana un po' qual è il filone delle stories, cosa voglio chiedere ai seguaci, in che modo voglio affrontare certi tipi di argomenti, no? E ti dicevo, io ho un piano settimanale che quindi vedo di settimana in settimana, quindi in realtà non mi impegna tantissimo la creazione di questo calendario. Le stories durano pochissimo, quindi in realtà è anche molto facile per me farne, le faccio davvero nei momenti di pausa tra una cosa e l'altra, diciamo un'attività e l'altra, quindi non ho proprio tutto definito. Poi ecco, ammetto grandissima flessibilità. Ho provato in passato a creare un piano più stretto, più controllato, però diciamo che poi mi perdeva tutto il bello e il gusto dello stare sui social e quindi io l'ho abbandonato subito, ho cercato un po' più di essere flessibile. Qualche giorno magari pubblicherò di meno, qualche giorno un po' di più, però di base mi piace tenere questa fluttuazione in costante, mi permette di essere un po' più me stessa. Flessibilità intendi oraria o flessibilità nel senso che non ti poni di pubblicare, che ne so, 5 storie al giorno, ecco. No, esatto, no, non voglio pubblicare, cioè non voglio avere, allora all'inizio era un po' così, cercavo di pubblicare un tot di stories, un po', dei post settimanali o magari un post ogni 3 giorni, cioè cercando di darmi delle piccole regole. In realtà so che con me, poi ognuno è diverso, con me questa cosa non funziona, quindi ne risultavo ancora più stressata e secondo me l'importante è pubblicare quando si ha qualcosa da dire. Quindi ci sono settimane in cui io mi sento particolarmente ispirata e faccio mille domande, cerco di coinvolgere mille. Delle settimane in cui magari cerco di attenermi un po' di più a quello che era il piano e in automatico quindi non riesco poi più di tanto a stimolare il dialogo. Penso che sia anche normale, penso che in realtà guarda di base è un po' quello che è un po' la mission della pagina, cioè spiegare anche alle persone che non esistono vite perfette, ritmi perfetti, abitudini perfette, che è normale avere dei momenti, dei giorni in cui si ha voglia di fare di più, altri giorni in cui si ha un po' più dei ritmi rallentati. Quindi la prima sono io, ecco. Assolutamente, tra l'altro volevo sottolineare questa cosa perché è molto importante, il fatto comunque di avere una strategia, quello sì, ma che è cucita addosso a noi e non il contrario, cioè è quello il bello, no? Di fare tra virgolette anche personal branding, che non è che non esiste la ricetta magica per dire il trucchetto che dici uso quel trucchetto e sono sicuro che arrivo lì, no, prima bisogna conoscere se stessi, conoscere le persone che interagiscono con me, conoscere i canali e poi cucirsi addosso una strategia. Se Ilaria fosse stata diversa, probabilmente questa strategia non sarebbe andata bene perché magari aveva bisogno invece proprio nella sua organizzazione di organizzarsi al dettaglio, tot numero di post, tot numero di storie, perché sennò non avrebbe comunicato, per dire, ci sono quelle persone che magari si devono scrivere, no, oggi devo fare assolutamente tot storie perché sennò, e allora si sentono più tranquille. No, in questa organizzazione. Invece, è questo, no, il bello del fare personal branding, secondo me. Sì, è bello, ecco, non avrei saputo dire meglio questo concetto, è proprio questo cioè la questione, no? Il punto di base. Bisogna conoscersi, quindi su di me, ad esempio, io so benissimo che la mia incostanza in generale molto spesso è stata un nemico, adesso invece cerco proprio di farci pace un po' anch'io, no? E quindi è come se fosse una sorta, questo progetto è proprio una sorta anche di mio manifesto di come ho capito che il personal branding può funzionare con me, quindi tutti gli schemi basati sulle statistiche, certo le statistiche vanno lette, cioè tutte, ovviamente tutti i dati sì.
però non muoverci soltanto in base a questo, ma anche proprio a quello che è la nostra naturale propensione, no? nel comunicare e nel voler dire poi quello che ci va. Ad esempio, ecco, anche durante l'estate, io ecco, mi propongo in genere di non condividere tantissimo della mia vita personale sui social, proprio perché magari, essendo una pagina di psicologia, comunque non voglio ispirare nessuno, proprio perché io non ho una vita perfetta, quindi non... Però mi è capitato quest'estate, ad esempio, di condividere un po' di più degli aspetti della mia vita personale, e quando mi va, ecco, semplicemente. Quindi questo in realtà è stato anche accolto bene, proprio perché si capiva l'intenzione di base, che era una condivisione, ecco, molto casuale, senza una strategia sotto. Poi di base però c'è un grande filone, un grande scheletro che un po'... sistema poi tutto. Certo, molto sincera mi verrebbe anche da dire, no? Nel senso che non lo faccio per, ma perché in quel momento sento di voler comunicare quella cosa attraverso quel dettaglio personale, attraverso quell'episodio personale. Ecco, non perché voglio, che ne so, farmi vedere che sono al mare a farmi i fatti miei, ma perché quella cosa quella cosa può significare e ha un senso nella mia, diciamo, nella mia comunicazione.